Apriamo ora una lunga pagina dedicata alla massiccia mobilitazione della Lega Nord nel fine settimana appena trascorso. 1000 gazebi nella sola Lombardia per dire no all'introduzione dello Ius Soli, all'eliminazione del reato di clandestinità. Al banchetto allestito a Milano abbiamo intervistato il segretario nazionale della Lega Lombarda, Matteo Salvini. Matteo Salvini, siamo al mercato di via Papiniano a Milano, è un via vai continuo al gazebo della Lega Nord, no agli Ius Soli, no all'abolizione del reato di clandestinità. Alla luce dei fatti tragici di Milano la settimana scorsa, un fatto importante. Ma è il weekend della gente per bene, sulla testa, in mille piazze, da Torino a Genova, a Bologna, a Verona, a Milano. La gente che firma e dice basta, la legge c'è, va applicata, non si è interpretata, ce ne sono già troppi di sbandati, di balordi, di disgraziati, chi sbaglia paga, chi sbaglia venga rispedito al suo paese, chi uccide rimanga in galera non un anno ma per 20 anni, e quindi è la reazione della gente per bene che non è razzista. Qua c'è la coda ininterrotta stamattina non di razzisti, ma di gente che vuole uscire di casa tranquilla per andare a lavorare. A proposito di razzismo, il ministro Kyenge continua ad avere un atteggiamento piuttosto negativo nei confronti delle posizioni che mettano in discussione quella che è un po' la tendenza dominante, magari con il ricatto del razzismo laddove non c'è. Ma venga a parlare con tutta la gente che sta firmando da qui a un'ora, e quindi il ministro si renda conto che c'è già tanti problemi qua, ci sono già tanti disoccupati italiani e stranieri, senza bisogno di farne arrivare altre migliaia, quindi regalare la cittadinanza a chiunque nasca qua sarebbe follia e trasformerebbe l'Italia in punto di arrivo di chiunque, e eliminare l'illegalità della clandestinità sarebbe altrettanto follia. Solo a Milano città ce ne sono quasi 30.000, quindi se vai dall'oggi al domani tu dai a 30.000 persone la patente di fare quello che vogliono, basta. Noi siamo contenti come Lega di dare voce a tanta gente per bene. Oggi è una giornata tragica perché ci sono 3 funerali, non uno, ma 3 funerali di 3 persone che sono morte a picconate, e quindi domani sera ci troveremo a Palazzo Marino per ricordare queste e tutte le vittime bianche, nere o gialle che siano, però in questo weekend vogliamo dare voce a tutti quelli che dicono basta, basta, stiamo tranquilli, leghisti o non leghisti, vogliamo stare tranquilli. Da quanto è lontana la Milano che si ferma a firmare al gazebo della Lega dalla Milano di Pisapia? Ma dalla Milano di Pisapia è sempre più lontana la città. Pisapia non ama, non conosce la sua città, ma i suoi stessi elettori se ne stanno pentendo. Quante promesse ha fatto a chi viveva in periferia, agli anziani, ai disoccupati, ai dipendenti del comune, a chi sta a Quarto Giaro e a Lambrate? Che cosa ha fatto in 2 anni? La Lega fa opposizione ma fa il suo mestiere, ma quelli che l'hanno votato sono i più incazzati, quindi ci prepariamo a riprenderci a Milano, a amare Milano, a vivere Milano.